Drive Center, il punto perfetto di sosta per voi e la vostra auto. Gentilezza, competenza, efficienza, al centro le esigenze del cliente. E da oggi via Vai Car, il nuovo servizio di vendite e noleggio autovetture nuove e usate. Un vasto parco auto nuove a chilometro zero dove poter cercare la propria auto approfittando delle numerosissime offerte presenti. Un servizio esclusivo che va ad aggiungersi ai servizi ormai consolidati come il rifornimento carburante, lavaggio self-service, il bar tavola calda. In un unico spazio, tutti i servizi che ti aspetti. Via Vai Center e a Bitonto, in via Lazzati, nella zona artigianale. Salve a tutti, sono il dottor Andrea Vacca, della farmacia Matteotti, Bitonto. Da oltre 30 anni con del personale qualificato garantiamo una serie di servizi che adesso vi elenco. L'olter cardiaco e pressorio, l'elettrocardiogramma online, le prenotazioni CUP, le intolleranze alimentari, abbiamo un distributore disponibile 24 ore su 24 e diverse linee di alta cosmetica. Vi aspettiamo!
Via Vai Center, il punto perfetto di sosta per voi e la vostra auto. Gentilezza, competenza, efficienza, al centro le esigenze del cliente. E da oggi Via Vai Car, il nuovo servizio di vendita e noleggio autovetture nuove e usate. Un vasto parco auto nuove a chilometro zero dove poter cercare la propria auto approfittando delle numerosissime offerte presenti. Un servizio esclusivo che va ad aggiungersi ai servizi ormai consolidati come il rifornimento carburante, lavaggio self-service, il bar tavola calda. In un unico spazio, tutti i servizi che ti aspetti. Via Vai Center è a Bitonto, in via Lazzati, nella zona artigianale. Salve. Benvenuti al Palasport Rio Nero, 24esima giornata del campionato di Serie 2, girone D. In campo la Polisportiva Five Bitonto contro il Futsal Rio Nero, padrona di casa per una gara importantissima, una gara che può essere per Bitonto, per lo sport bitontino e ovviamente per la Polisportiva Five Bitonto importantissima e storica, perché potrebbe valere la Serie A. E allora entriamo subito nel vivo della partita, una partita che, come dicevamo, è importantissima per i colori del Bitonto che ha fatto un grande cammino fino a questo momento, 20 vittorie, un pareggio e una sconfitta, un cammino che l'ha portata in testa alla classifica di A2, dietro c'è il Molfetta. E allora Michele Codugno De Palma, che mi affiancherà in questa telecronaca, dicevamo dell'importanza della partita, dicevamo della storicità di questa Domenica delle Palme qui a Rio Nero per il Bitonto. Assolutamente sì, saluto anch'io ovviamente da casa, da Bitonto e Delta TV, e buone palme chiaramente a chi ci ascolta. Francesco, sì, dicevi tu, oggi per Bitonto è la storia, dopo una cavalcata quasi trionfale a suon di vittoria, a suon di record, oggi Bitonto affronta la gara più importante dell'anno, per la prima volta potrebbe essere Serie A, per uno sport che può essere minore, il calcio a 5, arrivare in Serie A è indubbiamente un traguardo storico, Francesco. Però anche Rio Nero dalla sua ovviamente a tanta di vincere, sia per battere la capolista, anche perché classifica la mano in forza playoff, quindi sono veramente tanti i motivi di interesse di questa partita. Ovviamente speriamo che Bitonto possa tornare a casa con il successo e quindi con la qualificazione matematica alla Serie A l'anno prossimo. Tra l'altro sarebbe la seconda promozione consecutiva per la squadra del presidente Intini, che l'anno scorso, nonostante sia arrivata seconda nel campionato di C, è stata ripescata appunto nel campionato di A2, un ripescaggio che poi quest'anno è stato trasformato nell'opportunità di salire subito in Serie A. E allora noi ne approfittiamo innanzitutto per fare una dedica speciale perché vogliamo salutare il telecronista ufficiale della Polisportiva Five Bitonto, Ciccio Marrone, che ha bisogno del nostro supporto, ma del supporto di tutti i bitontini. Assolutamente sì, un Ciccio da oltre un mese è entrato in questa famiglia, è entrato per la sua competenza, per la sua gioia, anche il suo modo di fare, e ha conquistato ovviamente tutti. E sta combattendo questa battaglia, speriamo che ovviamente di averlo presto con noi a festeggiare già dalla prossima partita contro il Cosenza tra due o tre settimane. Ovviamente noi ci associamo ai tanti auguri che sono pervenuti tramite socio in questa settimana, ed è interessante notare come tanti amici sportivi bitontini abbiano salutato Ciccio durante questi giorni. Francesco, a te. Un'altra piccola dedica la facciamo, una dedica, un saluto a Dora, la mamma di Fontela Sevedo, la giocatrice peruviana che è infortunata in questo momento, giorni l'operazione per il problema al ginocchio, anche per lei speriamo ovviamente che torni presto in campo e possa appunto tornare a giocare a futsal, la cosa che le piace di più. E allora entriamo nel vivo della partita, le squadre sono ancora negli spogliatoi, abbiamo già a disposizione le due formazioni, partiamo dalla formazione di casa, il Rio Nero, che ha nella la lista presentata i direttori di gara Saraceno, Monaco, Carlucci, Mazzaro,
ex Bitonto, Ukitu, Castrovilli, La Luce, Crocco e Cianamea. Cianamea, ragazza classe 2004, arrivata proprio in questi giorni, visto che comunque la squadra di Rio Nero si ritrova con problemi proprio di forma. Ukitu, Borraccino e Cerone. Ukiku, che è una delle giocatrici più importanti della formazione di Rio Nero, della formazione lucana, per lei un problema fisico che non le permetterà di scendere in campo, e quindi mancherà lei, mancherà anche Borraccino, altra giocatrice importante per mister Martino Portovenero, che dovrà fare a meno di due giocatrici di grande spessore. Veniamo alla Polisportiva 5 Bitonto in lista Tempesta, Pantaleo, Brueren, poi Pati, Valenzano, Enrico, Tardelli, Moreira, Lott, Iacobone, Otmani e Azevedo. Manca Frontera, l'abbiamo detto qualche minuto fa, manca anche il portiere Gabriella Tardelli, per lei un problema al dente, quindi non è schierabile da mister Michele Panarale quest'oggi. Mancherà Tardelli, manca Fontela, però ovviamente stiamo parlando di una rosa, quella del Bitonto, sicuramente di grande spessore, anche chi scenderà in campo oggi sicuramente. È una squadra che è favorita anche in questa occasione. Assolutamente sì, la qualità non manca per mister Michele Panarale. D'altronde il Bitonto, la squadra che più di tutte ha segnato in questa Serie A2, ben 169 le reti finora disputate, finora segnate, e soltanto 18 quelle subite. Quindi un rapporto qualità anche come equilibrio importante quello di mister Michele Panarale. Dicevi la qualità, sì, c'è veramente tanta. Abbiamo Josita Sevedo, già 27 reti da quando è arrivata qui a Bitonto. Poi abbiamo Brenda Moreira, che ne ha fatti già 48. Quindi la qualità non manca, però certamente l'assenza di Tardelli e Fontela sono due tasselli pesanti, speriamo che non si facciano sentire. E allora sono arrivati i direttori di gara, li ricordiamo: arbitro numero 1 Giuseppe Costrino della sezione di Termoli, Mirel Iordache della sezione di Vasto, il numero 2, il cronometrista è Antonio Dan Campanella di Venosa. In campo le due formazioni, classica maglia nero-verde per la Polisportiva 5 Bitonto, invece in granata formazione del Futsal Rio Nero. Squadra in campo, una formazione, quella bitontina, che come detto parte favorita in questa sfida, con Maria Giovanna Tempesta, il capitano della Polisportiva 5 Bitonto, e la numero 3 Valentina Carlucci. Si sono scambiate il saluto prima della partita ed eccole qui raccolte tutte le ragazze del Bitonto, pronte per questa sfida che, come abbiamo detto più volte, ha il sapore della storia, qui dal Palasport di Rio Nero in Vulture. Vediamo a breve quale sarà il starting five sia per Michele Panarale che per Martino Portovenero, due allenatori pugliesi, uno di Manfredonia, l'altro di Bari. Portovenero di Manfredonia, ecco intanto lo striscione tenuto insieme dalle ragazze della Polisportiva 5 Bitonto, dedicato a Ciccio Marrone, e rinnoviamo anche noi il supporto al telecronista ufficiale della squadra. E allora, pronti per l'avvio di questa gara? Classifica dice Bitonto 61 punti con 22 gare giocate, femminile Molfetta 49, che insegue con 19, però Molfetta può solo arrivare a pari punti, e in quel caso comunque la spunterebbe il Bitonto per gli scontri diretti. Vinto la gara di ritorno, pareggiato la gara d'andata. E allora cerchiamo di identificare i quintetti che iniziano la partita. Quindi in porta c'è Tempesta, poi Otmani è la centrale,
poi Moreira e Lott sono le laterali, pivot Azevedo. Dall'altra parte invece un quintetto quasi obbligato per Porto Venero. Intanto si parte in questo momento con il Bitonto che prova la prima azione con il numero 91 Azevedo. Palla lunga verso la Luce. La Luce il pivot, ragazza classe 97. Otmani, Azevedo, poi Moreira. La brasiliana portata qui da mister Panarale, che ha avuta Fasano, dove tra l'altro ha vinto il campionato di A2 l'anno scorso. Intanto prova a districarsi a destra proprio Moreira. Dicevi che effettivamente l'anno scorso Panarale ha già vinto il campionato, abbiamo detto, con Fasano, facendo dei grandi numeri. Vittorie, 16 partite, quindi imbattuto prima del Covid, ovviamente, poi chiaramente dopo il Covid tutto è rimasto fermo, però da segnalare 16 vittorie in 16 partite per il Fasano l'anno scorso, quindi una marcia trionfale quella delle fasanesi di mister Michele Panarale. Panarale che ha alle spalle una lunga esperienza con il calcio 5 maschile, è stato anche campione nazionale con la rappresentativa pugliese. Ma torniamo al campo, al parquet, con Otmani. Prova a girare a sinistra dove c'è ancora Moreira, anzi era Azevedo. Crocco, la palla va su Otmani, poi Azevedo dall'altro lato dove c'è Lott. Nancy Lott va da Moreira che prova il tiro col destro. Palla che termina fuori. Prime avvisaglie dalla Bitonto. La Luce appoggia di testa verso Carlucci. Il Bitonto torna a gestire il pallone. Lott, Barbosa, Otmani. Giro palla della squadra di Panarale. Barbosa sul lato di destra, ma la palla è fuori. Anzi, da Azevedo la conclusione con il destro, la palla che termina lontana dalla porta, difesa da Crocco. Crocco un po' frettoloso il disimpegno della giovane portiere del Rio Nero. Ci riprova Crocco, va dall'altra parte, Barbosa di testa, poi Lott prova a domesticare il pallone con il ginocchio, la palla termina fuori, liberata da Carlucci. Rimessa laterale per la Polisportiva fa il Bitonto. Lott, la palla profonda ancora per Lott, prova ad appoggiare di testa, c'è la rimessa laterale. Rimessa laterale per il Rio Nero, palla appoggiata da Carlucci, prova a passare il Rionero.
recupera il pallone Tempesta, poi Lott cerca lo spazio per il tiro, prova la conclusione di destro Nancy Lott, la palla sulle gambe di Crocco, ancora Lott, carica il tiro Barbosa, si sta scaldando il Bitonto, sono altre due se non tre le conclusioni portate alla porta della Rio Nero. Sì, Bitonto continua a fare la partita, ovviamente sono tante le motivazioni per le Lioncelle. Rio Nero che finora pensa a difendersi e a fare il contropiede, intanto c'è la traversa clamorosa di Moreira su rinvio, ancora sbagliato il portiere avversario, clamoroso, dicevo, il Bitonto che ovviamente fa la partita e questa occasione lo dimostra, seppur con errore del portiere. Rio Nero che pensa a difendersi, ovviamente il campo piccolino chiaramente può agevolare le difese, la difesa arcigne, vedremo come andrà la partita. Provato a sorprendere Crocco, Barbosa si è fatta trovare pronta sull'errore dell'estremo difensore, prova ad uscire Rio Nero, la palla viene toccata, Moreira da Azevedo, palla dall'altro lato, non arriva a destinazione perché c'è la chiusura di Carlucci, dall'altra parte il pallone verso la luce, provato ad allungare la gamba, la laterale Azevedo, Moreira prova Otmani, palla deviata, sarà calcio d'angolo per Bitonto, Lott al punto di battuta, Nancy Lott appoggia fuori per Moreira, prova la conclusione la brasiliana, palla che termina fuori. Moreira che, come dicevamo l'anno scorso, anzi per due stagioni, è stata protagonista a Fasano nella zona 5, zona 5, 25 gol la prima stagione, 43 la seconda, arrivata in Italia nel 2017 con l'Arona femminile. Stanno a scelto Bitonto, sicuramente la presenza di Pannarale in panchina pesato. Palla per Barbosa, Otmani, la luce su di lei, alleggerimento per Tempesta, palla lunga dalla collega, dalla dirimpettaia Guadalupe Crocco, l'italo-argentina, va poi Michela Monaco, prova a passare, ancora possesso Bitonto, Otmani gestisce il pallone, va vicino da Moreira prova l'accelerazione, Moreira prova col destro, la palla sbatte sul muro granata, poi Lott prova la bomba col mancino, palla che finisce ancora fuori e rimessa ancora per il Bitonto. Otmani, Moreira, Lott, Moreira, Otmani prova a pressare il Rio Nero, ad alzare un po' il baricentro, palla dall'altra parte per Monaco, l'intervento in chiusura di Otmani, poi Lott centralmente per Azevedo, la palla termina fuori, allontanata dal capitano Valentina Carlucci. Palla per Lott, ancora Moreira, poi c'è l'intervento falloso su Nancy Lott, calcio di punizione sulla giocata sulla fascia di Nancy Lott, ovviamente lei ha di questi numeri e chiaramente si vede, li ha dimostrati in tutta la stagione l'olandese del Bitonto, anche lei un elemento certamente fondamentale per mister Michele Pannarale, cresciuta come tutte durante la seconda parte di stagione. Guarda che adesso vedi il Bitonto praticamente attaccare una sola porta, si gioca soltanto dalle parti del Rio Nero, un Bitonto che sta cercando in qualche modo di assalire i ritmi,
al netto ovviamente di qualche errore in fase di impostazione di palla, ma chiaramente il campo piccolo non consente grandi giocate e questo ovviamente non avvantaggia il Bitonto. Comunque cerca col giro palla di sfondare la difesa del Rio Nero. Francesco. Corner Bitonto, Lot fuori verso Azevedo, poi l'intervento di Tempesta che esce dai pali, va ad allontanare il pallone, lo consegna al Rio Nero che andrà con la rimessa. Carlucci, però Carlucci prova la conclusione, fatica a superare la metà campo la squadra di mister Martino Portovenere. Otmani, Moreira, Lot un po' lungo questo passaggio della brasiliana verso Nancy Lot, la palla termina fuori, allora può ripartire. Occhio all'errore ancora del Rio Nero, ancora di Crocco, provato Otmani, la palla è terminata fuori. Sì, è già il terzo errore in fase di disimpegno di Crocco e questa volta errore grave quello di Otmani. Francesco, poteva fare certamente meno in questa circostanza, ha avuto forse troppa fretta di calciare e quindi peccato. Occhio da se vedo il passaggio in orizzontale di Lot, la palla viene ciccata dalla portoghese, intanto a terra una giocatrice, credo Monaco, infatti si tratta proprio di Michela Monaco, la foggiana, terminata a terra però si è subito alzata, restituisce il pallone a Rio Nero. Azevedo, palla di La Luce, l'intervento, il doppio intervento di Tempesta. Sì, doppio intervento importante del capitano del Bitonto, non era affatto facile, soprattutto il secondo intervento da terra, si è alzata prontamente, ha respinto la minaccia, brava qui me la Giovanna Tempesta. Ancora Rio Nero che ora esce dalla propria metà campo, prova ad impensierire la formazione bitontina. Rimessa laterale, Carlucci, palla anzi che arriva ora Carlucci che trova il gol dell'1-0. Valentina Carlucci sul corner, l'azione si sviluppa, arriva al capitano della Rio Nero che trova lo spiraglio per l'1-0. Sì, il gol inaspettato diciamo così, visto quello che si è visto in campo finora, un gol quasi fortuito, però bello schema dal terzo d'angolo del Rio Nero. Ora vedremo come il Bitonto saprà reagire anche mentalmente al gol subito. Bitonto che, lo ripetiamo, stava facendo la partita. Ora vedremo se continuerà ad attaccare e se sarà più incisivo sotto porta. Allora deve recuperare la squadra di mister Pannarale. Tanto l'Azevedo ha qualcosa da dire all'arbitro numero 2, Mirele Iordache della sezione di Basso. Crocco, palla lungolinea di Mazzaro, termina fuori, c'è cambio fallo, occhiataccia da parte di Otmani all'arbitro numero 2, ancora Iordache. Rimessa laterale per Rio Nero, prova la conclusione, se l'è vista arrivare all'ultimo secondo Tempesta, conclusione di Mancino, di Mazzaro, ex Bitonto, lei che ha cominciato la stagione proprio tra le fila nero-verdi. Mazzaro prova a coordinarsi, non esce un bel tiro, la palla viene svirgolata, la rimessa laterale sarà per la polisportiva 5 Bitonto che riparte con la numero 91 Azevedo. Lot, Otmani, ancora Azevedo, prova il lob, esce un lob un po' corto, arriva comunque a destinazione su Otmani, la palla viene respinta, il corner per le neroverdi, ancora Otmani, palla fuori, c'è l'intervento in chiusura di una giocatrice della Rio Nero, si trattava di La Luce, poi risolve Lot, Otmani, ancora l'olandese, Otmani,
Al centro c'è Azevedo, Otmani, intervento in chiusura da parte di La Luce. Lot. Non passa il pallone di Azevedo. Buona la copertura di Alessandra Mazzaro. Rimessa laterale per le neroverdi di mister Panarae. Otmani, Moreira. Lot. Ancora Lot. Azevedo prova a chiudere la triangolazione, invece bellissima la giocata di Otmani e poi il gol di Moreira per l'1-1. Ancora un gol di Moreira, il bomber della squadra nero-verde. Sì, gran gol questo di Brenda Moreira, Francesco, col tiro da fuori. Lei ce ne ha fatti tantissimi in questa stagione. Gran destro imparabile per questa volta per Crocco. Ovviamente il tiro da fuori diventa importante davanti a una squadra ben piazzata in difesa. E Brenda Moreira sicuramente ne ha tra le sue corde. Sono 49 in campionato, Francesco. Tra l'altro bella anche la giocata di Otmani che si è fermata, ha girato l'avversario, ha servito la compagna, servito la Moreira che ha scaricato una bomba che vale l'1-1. 1-1 quindi qui al Palasport di Rio Nero. Ancora Moreira, il pallone al centro per Lot, di testa l'olandese, non riesce però a trovare la porta. Ancora Bitonto che ora prova a... Bella triangolazione, Francesco, tra Moreira e Lot, eh? Tanta qualità in questa azione. Rimessa laterale per il Bitonto, anzi no, secondo il direttore di gara, il signor Costrino di Termoli, la rimessa è per il Rio Nero. Carlucci dietro per Monaco, la palla passa, La Luce, arriva Azevedo, tocca ancora la giocatrice del Rio Nero. Monaco, la palla viene recuperata, occhio a Moreira, buono il passaggio per Azevedo! Azevedo 2-1 Bitonto, subito il gol di Azevedo ed ecco un'altra dedica per Ciccio Marrone direttamente dalla portoghese. Sì, Francesco, contropiede da manuale di futsal, tutto in tre passaggi, ma da notare ancora una volta l'asse vincente, quello tra Moreira e Azevedo. Intanto c'è il time out chiesto dal mister Portobello, dicevo, ancora un'azione firmata dal tandem, intanto abbiamo imparato pubblicità per qualche secondo. E allora torniamo in campo dopo il time out con il Bitonto che ha sorpassato, ha messo la freccia 2-1 il punteggio ora in favore della formazione di Panarale che era sotto 1-0. La rete siglata da Carlucci, poi con due reti la ribaltata, prima Moreira, poi Azevedo. Ancora colloquio con il tecnico, due giocatrici del Rio Nero, Carlucci e Monaco. Sì, sta evidenziando prima del time out ancora un'azione di futsal, quella di contropiede del Bitonto, tutti in tre passaggi, tutti molto rapidi. E ancora una volta il gol è nato sull'asse d'oro, quello tra Azevedo e Moreira. Intanto in questo caso intervento un po' da rivedere di tempesta. Comunque, Francesco, a te. Riparte il Bitonto, chiede di alzare il baricentro Moreira che ha pareggiato con una grande botta da fuori. Moreira ancora sulla coscia di Monaco,
anzi si trattava di Mazzaro. Ancora Mazzaro, si rinnova il duello con Otmani, ci prova la luce dalla distanza, la palla termina fuori, non c'è deviazione, la rimessa affidata alle mani di Maria Giovanna Tempesta, subito da Lott, poi Otmani, gira il pallone verso Azevedo, Moreira, ancora Moreira, cerca lo spiraglio per andare col piattone, niente da fare, ne esce il Rio Nero, chi allontana la minaccia, mette la palla fuori, la rimessa laterale per il Bitonto. Moreira, Otmani, ancora Lott, prova a girare il pallone, a farlo scivolare sul lato di sinistra, ma non c'è la compagna da servire. Ancora Rio Nero che prova ad allontanare le bitontine dall'area, la propria area di rigore. Otmani, Azevedo, lungo linea per Lott, ancora Lott, la palla dentro, Otmani, ma c'è il fischio dell'arbitro, c'è un fallo credo su Crocco, l'arbitro, il secondo arbitro è stato Jordacchi a segnalare il fallo. Si è ravvisato un presunto intervento. Otmani Lott e il Bitonto va sul 3-1, Francesco. Sì, il gol di Lott, e questa volta una dedica che arriva fino in Olanda per Nancy Lott, e trova il gol del 3-1 su assist di Otmani. Il ruggito delle leoncelle dopo lo svantaggio con... Tanto buona la risposta di Tempesta su questo lancio lungo. Azevedo, la palla per Lott che non piega le mani, anzi era la neoentrata Brueren, l'altra olandese, con una buona conclusione che ha leggermente piegato le mani del portiere Crocco, che ha alzato sulla traversa. Davvero leoncelle dopo lo svantaggio subito, ha continuato ad attaccare e indubbiamente sta meritando il doppio vantaggio finora. Intanto da notare anche la botta terrificante da fuori di Arte Brueren, che ha piegato le mani di Crocco, dall'estremo difensore del Rio Nero, che resta a terra. Comunque da evidenziare che il Bitonto, quando va in avanti, crea sempre i presupposti per far male al Rio Nero, e questo dimostra comunque la grande qualità offensiva. Con i 3 gol finora sono 172 in campionato, numeri importanti, Francesco. Noi ne approfittiamo per ricordare gli sponsor, che sono gli Avaicar, B&B, Perfetta Letizia, Farmacia Manfreda, Farmacia Matteotti, Gotek, Berriello Service, Marbel e Studio Bet Fisioterapia. Costretta a cambiare il portiere, Portovenero. Dentro dovrebbe essere entrata Jennifer Saraceno. Ancora Bitonto. Moreira. Azevedo. Moreira. La brasiliana da Azevedo. Brueren. Palla verso Otmani di testa. Non riesce a centrare la porta, palla che scivola di poco. Provato Otmani. Si deve evidenziare, Francesco, il grande tocco sotto di Azevedo per Otmani, la giocata importante alla portoghese, che oltre a segnare vede benissimo le compagne, e si conferma un grande rinforzo arrivato a gennaio per mister Michele Panarale. Sono già 28 le reti e ha sempre segnato quando è sceso in campo. Lo cita Azevedo, grande rinforzo per mister Michele Panala, ricordiamo. Stiamo parlando d'altronde di una giocatrice che ha vinto la Serie A con la maglia del Salinis, ha vinto una Coppa Italia diversi anni fa con il Real Statte, una giocatrice che ha militato in formazioni storiche del calcio a 5 femminile, Ternana, Lazio. Intanto occhio a Brueren, palla per Azevedo, la palla al centro, ancora per l'olandese, la tiene in campo, invece no. Moreira, rimessa laterale per le Lucane.
Otmani recupera il pallone, può calciare col destro, si incarta, la palla viene, arriva sui piedi di Monaco, l'ultimo tocco è di Moreira e allora rimessa laterale per le ragazze in maglia granata, fuori col numero 8 l'ex Alessandra Mazzaro, dentro con il numero 11 Aida Castrovilli, ragazza tarantina precisamente di Palagianello, arrivata quest'anno dalla Serie C lucana. Palla profonda, la palla scivola dall'altra parte. L'arbitro colloquio con Otmani, vediamo cosa sta accadendo. Michele. Sì, chiedeva la rimessa laterale, evidentemente invece la rimessa sarangolo per il Rionero. Rionero che forse Francesco ha acquistato un po' il colpo dei tre gol subiti, che mentalmente sono una mazzata contro il Bitonto. Ora vedete, intanto c'è il quinto uomo in campo di movimento, c'è Mazzaro, prontamente lascia il campo a Saraceno, quindi tenta già tutto per tutto Portovenere per realizzare questa partita. Ricordiamo che non sappiamo quanto manca, perché il momento non c'è, quindi non sappiamo dire da casa quanto manca, purtroppo ce ne scusiamo, però non dipende da noi. Ciccio. Sì, purtroppo non abbiamo il cronometro in vista, quindi non abbiamo contezza di quanto manca. Intanto si è fatta male, ma si rialza subito Carlucci, ha provato subito il portiere di movimento ed è pronta. È stata una soluzione estemporanea, perché ora Mazzaro sta rientrando in campo dopo aver dismesso la maglia verde. Calcio di punizione, palla che scivola in rete, incredibile il gol della numero 2 Michele Monaco, che trova lo spiraglio, la palla passa sotto il braccio di Tempesta, accorcia le distanze 3-2, però sempre per il Biton. Sì, diciamo che è stato un gollonzo, perché la centrale d'attacco ha preso il controtempo un po' Tempesta e quindi è stato questo gol ovviamente. Diciamo ora un gol, diciamo, un po' fortuito quello del Rionero. Comunque resta in partita. Abbiamo detto che ero un po' in fase di calante a livello mentale. Ora vedremo se questo gol, intanto Moreira braccata. Dicevo, magari che si mantiene sempre interessante con il Rionero, che non ha cambiato modo di giocare, sempre difesa e contropiede. La gara la fa essenzialmente il Bitonto. Ora però vedremo se con questo 3-2 cambierà qualcosa a livello tattico e a livello di emozioni. Francesco. Moreira si aggiusta il pallone, va al tiro con il destro, la palla sul corpo di Michela Monaco, termina fuori la sfera, sarà rimessa laterale per le ragazze di Michele Pannarale. Moreira si avvicina a Sevedo, la palla fatta sfilare per Otmani, c'è stata la deviazione, così ci è sembrato, infatti è così. Moreira sempre dal corner a battere, ancora Sevedo, il tocco di Carlucci, prova ad uscire il Rionero, Tempesta, poi Carlucci, ancora Tempesta con le mani dall'altra parte per Acevedo, prova a spizzicare la portoghese, prova sulla sua strada Jennifer Saraceno, ancora Acevedo. Al Bitonto, ultimo tocco di Donatella Lallu. Brueren, Acevedo, Otmani, ultimo tocco di Lallu, ancora Bitonto, rimane in possesso Moreira, Acevedo, Brueren, Otmani, non passa, allora Brueren prova a blindare l'area di rigore, intanto c'è il giallo per Mazzaro, per la luce, era la luce la giocatrice che ha beccato l'ammonizione dal numero 1 Giuseppe Costrino dalla sezione di Termoli, calcio di punizione, due falli a testa fino a questo momento, lo ricordiamo.
sembrava abbastanza netto l'intervento di La Luce su Acevedo, quindi giusta il giallo, giusto il giallo, il primo giallo del match. Gara finora molto corretta, bisogna dirlo. Ora vedremo come sfrutterà questo calcio piazzato il Bitonto. Francesco. Acevedo sul punto di battuta. Acevedo colpiato la palla dentro. Ultimo tocco. Moreira a toccare. Si incarta Monaco. Sulla battuta c'è stato l'intervento di Acevedo che è andato a contrarre la conclusione della numero 2 Granata. Otmani, la palla finisce qui in tribuna. La ragazza di Eboli ha calciato fuori, reduce da ora becca una pallonata sullo sterno, speriamo nulla di grave per Otmani, un'altra ragazza che ha fatto davvero tanto in questa stagione, Michele. Sì, sì. Ci vuole ben altro per mettere a Otmani, Francesco, sì, filomeno Otmani è stato un altro pezzo da 90 del Bitonto, centrale difensivo provvisto del gol, indubbiamente grande radiatrice, grande combattente Otmani. Un grande acquisto per il Bitonto inizio di quest'anno. Ovviamente ringraziamo anche Silvano Intini che ci consente la diretta di questa partita e che sta facendo vivere a Bitonto un sogno chiamato Serie A. Francesco. 3-2 il punteggio. Moreira danza sul pallone, ma è lei l'ultima a toccare. La rimessa laterale per le Lucane con Castrovilli, poi Carlucci, Mazzaro, Monaco. Prova col tocco sotto, riesce a passare il Rio Nero. Tempesta facile su Otmani. Avanza Otmani, si fa vedere Brueren, Acevedo, Moreira. Brueren prova a pescare il jolly, ma lì non c'è nessuno. Palla fuori. Rimessa laterale per il Rio Nero. Sì, Bitonto ci ha calato un po' i ritmi dopo il 3-2, Francesco non attacca più con la stessa veemenza di qualche minuto fa. Il gol di Monaco indubbiamente forse ha messo un po' di timore alle Bitontini. Intanto la giocata d'applausi, il triangolo tra Moreira e Acevedo ha salvato miracolosamente Saraceno, ma giocata degna di nota, Francesco, quella tra Moreira e Acevedo. Assolutamente, dimostra ecco la qualità di cui abbiamo parlato sin dall'inizio della partita. Brava anche qui Saraceno a non farsi trovare impreparata, è stata lucida anche se il tiro è stato ravvicinato, coperto bene la porta. Ancora Moreira prova a cercare Acevedo in mezzo, la palla passa mezzo a una salva di gambe, alla fine c'è la deviazione granata. Quadrata prima Acevedo che ora riceve il pallone, prova a piazzare. La palla viene ancora allontanata dal Rio Nero. Acevedo recupera la sfera, prova a servire Moreira, poi prova Saraceno. Saraceno che è entrata bene in partita con un paio di interventi degni di nota. Anche ora ci ha messo la gamba su un tiro comunque abbastanza insidioso. Sì, è entrata bene in gara Saraceno, già 2 o 3 interventi, come dicevi tu Francesco, importanti, salvifici, perché comunque tengono la squadra ancora in corsa per la partita. Indubbiamente una buona gara finora per lei, intanto suma questo calcio d'angolo, non riesce il tap-in a Brenda Moreira, rimessa laterale. Ripeto, non sappiamo quanto manca al primo tempo, perché non abbiamo prontezza del cronometro. Il punteggio per 3-2, intanto c'è Moreira, ma è tutto fermo. E finisce qui il primo tempo, 3-2, Francesco. Sì, finisce 3-2, Bitonto che dopo aver subito il vantaggio di Carlucci ha subito reagito con 3 reti, una dietro l'altra, poi
è arrivato il gol del 3-2 del Rio Nero. Allora noi ci salutiamo per l'intervallo e ci risentiamo per il secondo tempo di questa partita. Vai Center, il punto perfetto di sosta per voi e la vostra auto. Gentilezza, competenza, efficienza, al centro le esigenze del cliente. E da oggi via Vai Car, il nuovo servizio di vendita e noleggio autovetture nuove e usate. Un vasto parco auto nuove a chilometro zero dove poter cercare la propria auto approfittando delle numerosissime offerte presenti. Un servizio esclusivo che va ad aggiungersi ai servizi ormai consolidati come il rifornimento carburante, lavaggio self-service, il bar tavola calda. In un unico spazio, tutti i servizi che ti aspetti. Via Vai Center è a Bitonto, in via Lazzati, nella zona artigianale. Salve a tutti, sono il dottor Andrea Vacca della farmacia Matteotti Bitonto. Da oltre 30 anni con del personale qualificato garantiamo una serie di servizi che adesso vi elenco. L'holter cardiaco e pressorio, l'elettrocardiogramma online, le prenotazioni CUP, le intolleranze alimentari. Abbiamo un distributore disponibile 24 ore su 24 e diverse linee di alta cosmetica. Vi aspettiamo! We'll be right back.
E allora torniamo in telecronaca, a breve comincerà il secondo tempo della partita. Noi ne approfittiamo per ricordare gli sponsor che sono B&B, Perfetta Letizia, Via Vaicar, Farmacia Manfreda, Farmacia Matteotti, Gotek, Verriello Service, Marbel e Studio Bet Fisioterapia. E allora Michele, un primo tempo che il Bitonto ha concluso in vantaggio, nonostante sia passata in svantaggio con la rete di Carlucci per il Rio Nero, però è arrivata subito la reazione delle ragazze di Pannarale, forse qualche sbavatura, però alla fine ecco un 3-2 meritato. Sì, 3-2 meritato, un Bitonto che ha fatto giustamente quello che deve fare, ha attaccato al primo minuto di questa partita, forte della qualità, cioè nonostante le assenze di Tardelli e Fontela, che giustamente abbondano in squadra. Un Bitonto che magari è stato poco preciso in qualche circostanza, nonostante abbia fatto vedere nei gol e non solo tanta qualità, tante giocate offensive. Un Bitonto che, diciamo, deve rivedere forse qualcosina un po' in difesa, soprattutto essere un po' più tranquillo, un po' più cinico davanti alla porta. Ovviamente, lo ripetiamo, il campo piccolo non aiuta, perché aiuta più le squadre che si difendono bene, e Rio Nero ovviamente si sta difendendo bene, e anche grazie al portiere, soprattutto il secondo portiere Saraceno, e resta ancora in gara con 3-4 interventi importanti. Ovviamente vedremo cosa accadrà in questo secondo tempo, ci auguriamo che il Bitonto possa portare a casa il fondamentale risultato, che ricordiamo significherebbe Serie A. Intanto attendiamo che Rio Nero faccia il suo ingresso in campo, il Bitonto è già posizionato, almeno le 5 che scenderanno in questa ripresa già sono in campo. Ricordiamo innanzitutto i numeri del Bitonto, approfitto di questo momento di stasi. Bitonto finora 171 reti in Serie A2, è l'attacco che più di tutti ha segnato in Serie A2, la squadra che ha subito meno gol, soltanto 20, aggiungendo i due di questo pomeriggio, e la squadra che con 17 partite, sta la squadra che ha raggiunto il maggior numero di partite consecutive, è la squadra che ha avuto 14 le vittorie consecutive di fila, interrotta poi con la sconfitta con il Taranto di qualche settimana fa. Veramente sì, tanto attendiamo che Rio Nero e gli arbitri entrano in campo. Veramente il Bitonto che non ha vissuto una settimana come le altre, d'altronde la posta in palio è davvero tantissima, e ricordiamo per la prima volta in caso di vittoria quest'oggi qui al Palacaudio, significherebbe Serie A, un traguardo inimmaginabile se pensiamo a cos'era il futsal in rosa in città fino a qualche anno fa. Poi con l'avvento di Silvano Intini tutto è cambiato, e indubbiamente i risultati si vedono. Sarebbe, come hai detto tu prima in diretta, il secondo salto di fila di categoria dopo quello, seppur avuto il ripescaggio la scorsa estate. Ma indubbiamente ricordiamo che il Bitonto da matricola, perché è la prima volta in Serie A2 nella sua storia, sta facendo un campionato assolutamente da protagonista. Bitonto, che ricordiamo, sarà anche tra gli 8 finaliste della finale di Coppa Italia, che si disputerà a Porto San Giorgio nelle Marche tra il 30 di aprile e il 2 maggio. Quindi ovviamente un alto risultato storico per la città dell'Ora del Sollievo. Ora siamo ora tutto pronto quasi per il secondo tempo. Controlliamo, gli arbitri controllano un po' le porte di gioco. Intanto Tempesta si spera un po' col direttore di gara. Quindi un Bitonto che è un passo dal traguardo storico, indubbiamente, che è stata una stagione al di là di tutto veramente importante, quella delle Leoncelle di Silvano Intini, con 20 vittorie in 22 partite, 61 punti, numeri da Leoncelle, appunto, quelle di mister Michele Pannarale, che indubbiamente ha portato brio un gioco di qualità qui a Bitonto. Ora vedremo cosa accadrà in questi ultimi 20 minuti, Francesco. Sì, siamo pronti con la palla sul dischetto del centrocampo per il secondo tempo di questa partita. Lo ricordiamo, 24esima giornata del campionato di Serie A2. Calcio a 5 femminile, starting 5 della Polisportiva 5 Bitonto
come quello del primo tempo, ovvero Azevedo, anzi partiamo dalla porta, Tempesta, Otmani centrale, laterali Moreira e Lott, e poi c'è Azevedo lì davanti, dall'altra parte in porta Saraceno, quindi riconfermata la il portiere della, che è subentrata nel corso del primo tempo a Crocco. Poi Monaco, c'è Mazzaro, Carlucci e La Luce il pivot. E allora seguiamo queste prime fasi di gioco del secondo tempo. Lott prova a far sparire il pallone, stracina però la sfera oltre la linea laterale. Carlucci dietro da Saraceno, Saraceno va profonda da Donatella La Luce, recupera il pallone il Bitonto, Moreira sbaglia l'appoggio, allora La Luce, un po' di confusione, Lott con forza recupera il pallone dentro, il pallone per Azevedo che prova a scaricare verso Moreira, la conclusione, si immola Donatella La Luce, protagonista. Classe 97, La Luce. Carlucci col piatto, fuori, rimessa laterale per le leoncelle di Michele Panarale. Moreira si fa vedere Azevedo, servita ancora Azevedo, vicino da Otmani in orizzontale. Moreira riesce a superare un avversario, ne supera due, dentro il pallone, non arriva però da Azevedo, ancora una giocata della brasiliana. Sì, giocata da applausi, quella di l'avversario sul posto, poi ha messo in mezzo e purtroppo ed è del numero 13 del Bitonto. Gol non solo per lei. Otmani, palla a metà tra Moreira e Azevedo, rimessa laterale per il rionero, le granate di mister Portovenero. Arriva da Manfredonia, dove allenava la squadra femminile, appunto Sipontina, poi ha scelto Rionero. Tanto occhio alla solita potenza di Nancy Lott, che prova a scaricare questo pallone dalla distanza. La palla termina fuori per l'olandese, che ha portato la stessa Brueren in Italia, Brueren che giocava ovviamente in Olanda, dopo una parentesi tra l'altro negli Stati Uniti diversi anni fa, convinta proprio dalla Lott a raggiungerla perché è fermo il campionato in Olanda per il Covid, allora la possibilità di continuare a giocare proprio qui a Bitonto e contribuire come sta facendo a un risultato storico. Occhio alla Moreira, bravissima, va lungo linea, dentro il pallone, Azevedo non artiglia la sfera che era arrivata al centro dell'area di rigore, la rimessa laterale per le granata di mister Portovenero. Saraceno lungo il pallone verso Carlucci, Tempesta con le mani, poi Otmani, ancora Lott, Moreira, Azevedo, Otmani cerca lo spazio per il tiro, lo trova, la palla alta sulla traversa. Otmani, come dicevi prima Michele, non solo una centrale rocciosa difficile da superare, ma anche una giocatrice che quando si propone in fase offensiva è spesso pericolosa. Assolutamente sì, e quei giocatori, giocatrici in questo caso, ci unisce tanta quantità e tanta qualità. Il 21 del Bitonto, centrale difensivo sì, ma con i piedi pungenti, tante le reti finora in campionato, un punto di riferimento fondamentale per mister Michele Panarale, anche fuori dal campo, quindi Otmani, grandissima stagione anche per lei. Moreira, ancora contratto il pallone della brasiliana, Azevedo, Moreira, dall'altra parte per Otmani, prova la conclusione, la puntata di Otmani, palla che termina addosso a
Mazzaro e termina poi fuori dal rettangolo di gioco. Otmani sarà lì a rimettere in gioco il pallone. Moreira servita da Lott. Lott si propone, ma Moreira alleggerisce su Otmani. Lott dall'altra parte, buono il passaggio per Azevedo. Moreira prova a calciare ancora il corpo di La Luce, che devia il pallone. La rimessa laterale avanza di qualche metro la squadra di Pannarale. Nancy Lott, il velo di Moreira che mette in gioco Tempesta. Vediamo di chi è l'ultimo tocco. È di Monaco, rimessa nero-verde. Moreira, Lott dietro per Otmani, fa girare il pallone la Campana. Ancora Moreira, trova lo spazio per il tiro. Ancora il muro granata, più di una volta si è fatto trovare, si è fatto trovare pronto. Intanto qualcuno dalla tribuna chiede il tocco di mani in quella precedente occasione. Occhio a Otmani, lanciata da Acevedo, palla dalle parti di Saraceno. Sì, ripresa che è iniziata come primo tempo. Francesco, si gioca apertamente nella metà campo del Rio Nero. Il Bitonto che concede molto poco in fase offensiva al Rio Nero, appunto, e che cerca, sta cercando con fitti passaggi, con manovre anche avvolgenti, di chiudere questa partita. Un Rio Nero che finora pensa soltanto a difendersi, e vedremo come andrà avanti questo match. C'è stata una deviazione, quindi ci sarà calcio d'angolo per le Leoncelle di Pannarale. Nancy Lott sul punto di battuta, fuori c'è Otmani, la palla arriva a destinazione. Otmani però non è lucida al momento del passaggio, serve a Acevedo, ma il pallone è troppo lungo, sarà rimessa dal fondo per il Rio Nero, per il futsal Rio Nero. Come il Bitonto, squadra molto giovane, perlomeno questa società, anche se Rio Nero comunque da tempo vive il palcoscenico della A2, da 4 stagioni consecutive in A2 con questa società. Rimessa laterale, anzi corner per la formazione lucana. Carlucci, buona giocata su Monaco, intervento in chiusura preciso e puntuale in questo caso, intervento abbastanza deciso quello di Nancy Lott in questo caso. Francesco, Otmani, palla alta, il pallone girato quasi in acrobazia da Acevedo, era però di spalle a Lott, pallone impreciso, non tiene il pallone in campo Alessandra Mazzarro. Otmani, Moreira, Otmani, Acevedo. Lott prova a scendere sulla corsia a destra, fermata Lott, rimessa laterale. Otmani cerca la conclusione, murata. Moreira non riesce a tenere il pallone. Tempesta prova il lancio profondo, riesce in qualche modo a uscirne il Rio Nero, ma c'è la pressione di Lott, le proteste da parte di Michela Monaco e il direttore di gara numero 1 Giuseppe Costrino di Termoli va a redarguire la esperta giocatrice foggiana. Ha giocato anche a Milano, nel kickoff Milano, la Monaco. Moreira, Acevedo, provato il suggerimento centrale da portoghese, ma c'è da dire che comunque è ben disposta la squadra lucana,
passato il tempo e quindi c'è il possesso che va dalla Rio Nero. Dicevo, comunque ben posizionata in fase difensiva la squadra lucana. Sì, si difende molto molto bene il Rio Nero finora in questa partita, ovviamente rende difficile centralmente il Pertusi per il Bitonto, che è costretto alle folate laterali, tiri da fuori. D'altronde, quando incontri squadre così ben piazzate in difesa su campi così piccoli, diventa poi difficile penetrare centralmente. Il Bitonto fa fatica a farlo anche con le giocate a volte un po' forzate e non sempre precise, quindi vedremo se riuscirà a trovare il grimaldello giusto per chiudere il match. Rimessa laterale per Rio Nero con Carlucci, pallone lunghissimo di Saraceno. Bitonto che comunque, come diceva anche Michele prima, continua a fare la partita. Buono lo scambio, a palla che arriva da Azevedo, Lot, poi Moreira, Otmani, ancora Nancy Lot, l'olandese, da Otmani, il pallone va fuori, la chiusura questa volta è di Mazzaro. Azevedo, palla centrale, ancora Mazzaro, fischia il direttore di gara, la palla dovrebbe essere uscita. Rimessa laterale per il Rio Nero. Sì, gara non bellissima a Fantasio finora, molte interruzioni, molti stop. Ovviamente il Rio Nero fa la sua partita, si difende molto bene, come dicevo prima, e poi cerca qualche contropiede. Invece il Bitonto, che fa la partita, trova non poche difficoltà a sfondare il muro del Rio Nero, e ne è finora una partita non emozionantissima, sicuramente un po' lenta come a livello di gioco, e quindi vedremo se cambierà qualcosa nel proseguo di questo secondo tempo. Cambio fallo, possesso nero-verde, si piazza il quintetto lucano. Lot, palla col mancino addosso da Azevedo, ancora Lot, riconquista questo pallone col fisico l'olandese. Un po' di scintille tra lei e Monaco. Moreira, stop e pallone dietro per Lot, ancora Moreira, prova la conclusione ancora una volta murata, questa volta da Donatella alla luce. Rimessa laterale per le nero-verdi. Eccola inquadrata Moreira, poi Lot, ancora un cambio fallo questa volta, e il Rio Nero a recuperare il possesso, palla profonda. Rio Nero che è costretta a giocare solo con questi lanci lunghi. Errore nel passaggio di Moreira, la palla va fuori, la lascia scivolare Tempesta. Giallo per Otmani, secondo giallo della partita, ammonita Filomena Otmani. Serve qualcosa, serve una giocata per aumentare il gap nei confronti delle lucane, una giocata che sicuramente nelle corde delle giocatrici di Pannarale. Sì, Lara sembra un po' anche bloccata adesso tatticamente, Francesco, poche emozioni, ritmi bassi, il che ovviamente fa il gioco del Rio Nero, che ovviamente è vero che è in svantaggio, però con ritmi bassi riesce a difendersi meglio rispetto alle folate offensive del Bitonto. Intanto occhio alla Bitonto che va sul 4-2 con ancora Azevedo, e l'abbiamo quasi chiamato il gol, Michele, errore in fase di impostazione di quel calcio di punizione per il Rio Nero, ripartenza letale con sull'asse Moreira Azevedo e gol del 4-2. Sì, azione di rimessa
da manuale del futsal, ovviamente Moreira a campo aperto, ovviamente a vita facile, nelle praterie si esalta e poi per Acevedo il più facile dei gol. Gol assolutamente fondamentale quello del Bitonto, che una partita era un po' spenta, un po' bloccata, e certamente adesso il gol di Acevedo, il 29esimo in campionato, sicuramente rimette non soltanto due gol di vantaggio, che non è assolutamente male, ma dà anche brio, un finale di partita tutto da vivere, Francesco. Occhio Ottomani, prova la conclusione, la campana trova le mani però di Saracione, ora si accende la partita, il Rionero sembra aver accusato il colpo in questi pochi secondi dopo il gol del 4-2, si è aperta un po' di più, ha lasciato spazio alla qualità, alle giocate delle Leoncelle Neroverdi, che ora hanno rischiato di segnare ancora con Ottmani. Calcio di punizione per il Rionero. Mazzaro, Monaco, Lott, ancora una volta l'olandese, sempre attenta, sempre lucida. Palla in mezzo, riparte Moreira, ma c'è Carlucci a fare buona guardia, l'ultima da centrale. Palla in mezzo, la palla sfila all'interno dell'area di rigore, termina fuori, rimessa laterale, Tempesta, pesca Acevedo. Acevedo dietro per Moreira, allora deve costruire, deve tornare a costruire il Bitonto con Ottmani. Lott, ancora Ottmani, Acevedo, Moreira si ferma, va da Ottmani, palla in orizzontale, ancora Ottmani, traversa di Ottmani e poi il pallone torna in possesso delle bitontine. Pallone profondo, Acevedo! Acevedo per il 5-2, è la tripletta della portoghese, allunga il Biton. Sì, un 1-2 è devastante, intanto time out chiesto da mister Portovenero, Francesco. Sì, un 1-2 è devastante quello di Acevedo, che segna in tutti i modi, di piedi, intanto time out anche per noi, un attimo di pubblicità. Allora torniamo in cronaca, torno subito da Michele. 5-2 Acevedo, questa volta sul lancio lungo, tocca di testa quanto basta per beffare il portiere, come era successo nel primo tempo, ma non c'era riuscita, e Bitonto che si porta sul più tre gol di vantaggio. Assolutamente sì, quando il Bitonto ha alzato un po' i ritmi del gioco in questi ultimi minuti, sono visti i risultati. Acevedo è implacabile, segna in tutti i modi, di piede e di testa, qui da segnalare l'ottimo rilancio di Capitan Tempesta, di testa è stata mortifera la zuccata anche difficile di Acevedo, però ricordiamo che forse, Francesco, è singolare commentare un calcio a 5 senza avere il tempo a disposizione, quindi purtroppo ricordiamo che non sappiamo quanto manca, pare 5 minuti ci hanno detto, purtroppo non lo sappiamo. Sono 8, pare 8 minuti, qua arrivano ovviamente notizie dalla tribuna, qualcuno ecco ha delle indicazioni, però non abbiamo ovviamente il cronometro ufficiale perché non è acceso il tabellone luminoso e quindi non possiamo ecco darvi il tempo, però possiamo darvi il risultato 5-2 per il Bitonto, che con tre gol di Acevedo si avvicina sensibilmente al risultato, quello storico di un passaggio in Serie A. Lott va da Ottmani, palla per Acevedo, dietro per Moreira, Moreira va da Lott, ancora Moreira, la palla termina sull'esterno della porta difesa da Saraceno, non c'è deviazione, rimessa dal fondo.
Sì, poco fa anche da segnalare la clamorosa traversa di Otmani, Francesco, un tiro veramente potente da fuori, quindi una grande sassata del 21 del Bitonto. Un Bitonto che, dicevo, appena alzato i ritmi in questo secondo tempo, ha fatto due gol, quindi la dimostrazione che il Bitonto ogni qualvolta alzi appunto un po' i ritmi del volume di gioco, metta in difficoltà il Rio Nero. E due gol di questa di Pesta ne sono degna testimonianza. Acevedo che arriva a quota 30 in 13 partite, numeri pazzeschi, Francesco. Sì, dicevamo prima, servirebbe una giocata, è stato utile un errore in impostazione che sicuramente non si può concedere a giocatrici del calibro di Moreira e Acevedo. E allora Lott prova ad aprire il gioco verso Otmani, la palla è alta ed è fuori misura, rimessa laterale per il Rio Nero. Acevedo, poi con il numero 13 Moreira, prova la giocata, prova a lasciare sul posto Carlucci, Otmani, ancora Otmani, prova di prima Moreira che prova a riconquistarsi il pallone, Lott non ci riesce ad arrivare il pallone in qualche modo a Mazzaro, che però non riesce a colpire. Sì, Francesco, sentimi di segnalare anche la prova difensiva di Brenda Moreira, che non è soltanto gol e azioni offensive, anche giocate d'applausi, qualche secondo fa la finta al difensore, ma è sempre pronta anche quando si tratta di difendere, quindi una giocatrice assolutamente completa, Brenda Moreira, è certamente un vanto per il Bitonto. Anche qui recupera un'altra palla, grande prestazione di Brenda Moreira, che è a tutto campo e dimostra non solo appunto piedi buoni, ma anche tanta volontà di difendere e tanti sacrifici. Lotte Otmani tiene il pallone in campo, Otmani poi lo spara addosso a Moreira, la rimessa è per il Rio Nero. Con un cambio fallo, il terzo in questo secondo tempo, questa volta il possesso va al Bitonto. La palla termina fuori, è stata Lott a sbagliare il passaggio in orizzontale. La luce arpiona la sfera tempesta che subito va da Moreira. Moreira in corsa col destro, la palla viene deviata, sarà corner per la Polisportiva 5 Bitonto, che va alla battuta ancora con la brasiliana. Una prova comunque, una prova corale positiva, quella delle ragazze di Panarale fino a questo momento. Occhio ad Otmani, la palla rimbalza prima sul piede di Saraceno, poi sulla traversa e poi forse un contatto sulla caviglia di Monaco. Otmani, si accendono un po' gli animi, chiedono il fallo il calcettista del Rio Nero. Entrata importante quella di Otmani, che non si capisce come non abbia segnato in quella circostanza di prima. Palo, intanto esce dagli applausi legittimi Otmani, lascia il posto per la prima volta in questa partita a Valeria Valenzano, numero 9 del Bitonto. Dicevo, ancora un legno per Otmani, sfortunata quest'oggi il centrale difensivo del Bitonto. Intanto Valenzano messa subito a terra. Francesco, forse il Rio Nero ha subito moralmente troppo il doppio gol di questo secondo tempo. Ovviamente 5-2 adesso diventa una sfida quasi impossibile per le ragazze di mister Portovenero. Sì, anche considerando, ecco, le defezioni che aveva in squadra il Rio Nero, molto corta, infatti solo 9 in distinta, manca tra l'altro a Kitu, la italo-romena, una delle più forti giocatrici, mancava anche Boraccino, la barlettana, quindi sicuramente
ora è ancora più difficile di prima. Si era difesa bene la squadra di Porto Venero, però poi ecco, alla distanza la qualità delle ragazze di Panarale hanno portato a questo risultato che vede al momento il Bitonto avanti 5-2. Torniamo in cronaca diretta con la palla che viene deviata da Carlucci, poi Monaco, ancora Carlucci, la palla scivola out, rimessa laterale, ecco ora anche qualche errore di stanchezza da parte delle ragazze di mister Porto Venero. Intanto Azevedo, poi Moreira, Azevedo, il tiro di Azevedo servita da Valeria Valenzano, ragazza di Grumo Appula, che ha provato a servire al tiro la compagna, palla fuori. Valenzano, Azevedo, ancora Valenzano, prova a girare il pallone, palla fuori, rimessa dal fondo per il Rio Nero. Buon ingresso di Valenzano in campo, Francesco, già due o tre situazioni importanti sta facendo molto vedere, e da notare qualche secondo fa la triangolazione proprio tra lei e Azevedo ci ha portato alla puntata, purtroppo fuori proprio di Azevedo. Quindi ingresso intanto Valenzano, lo dicevo proprio poc'anzi, ingresso certamente positivo quello del numero 9 del Bitonto, 10 le reti in campionato per lei, quindi un altro asso nella manica importante quello appunto Valenzano per mister Panara. Intanto sta per entrare, sembra anche Marfi Del Rito che è pronta, si sta riscaldando, vediamo cosa accadrà. Ancora Valenzano, subisce fallo, calcio di punizione e il primo fallo per il Rio Nero di questo secondo tempo, 3 invece ne ha già commessi il Bitonto. Tanto ecco, entra in campo Marfi Lerrico. Laterale, classe 2002, nativa di Mola. È stata anche azzurra sia con l'under 17 che con l'under 19 Marfil Enrico. Moreira, la bomba alta sulla traversa della brasiliana, rimessa dal fondo, entrata in campo invece per la formazione lucana Castrovilli. Si trascina il pallone fuori, forse c'è la deviazione, sì c'è, Rio Nero quindi che potrà battere questo corner. Occhio al contropiede del Bitonto, Moreira, rimessa laterale che verrà battuta dalla brasiliana, dentro per Azevedo, 2 su di lei, ultimo tocco, granata, corner per il Bitonto. Proprio Enrico sul punto di battuta va da Moreira, prova Azevedo, lascia passare Marfil Enrico, ancora Enrico, il tiro di Enrico, la deviazione, la palla credo sia terminata oltre la linea laterale. Valenzano sul punto di battuta verso Enrico, prova a coordinarsi Enrico di forza, si crea un groviglio in aria, ultimo tocco granata, ancora Enrico, la palla dentro, la deviazione, ancora corner, ancora Bitonto, rimane viva l'azione per le neroverdi nell'area di rigore. Mancano 2 minuti secondo quello che ci arriva sempre dalle tribune. Azevedo, errore qui di Azevedo, rimessa laterale per il Rio Nero. Sì, diciamo che il match dopo il 5-2, Francesco ha nuovamente spento i suoi ritmi, Bitonto che controlla abbastanza agevolmente il match, forte del punteggio e anche forte anche della qualità offensiva,
Lionero che, come dicevo poc'anzi, ha subito mentalmente il doppio colpo da KO a firma di Acevedo, e adesso, vista anche le assenze, anche la differenza di qualità delle due squadre, intanto quinto uomo di movimento per Lionero, anche il portiere in avanti. Dicevo, anche viste le assenze, diventa difficoltoso ora per Grazie Lucane tentare la difficile rimonta contro un Bitonto convinto nei propri mezzi, e così è un passo così dal traguardo chiamato Serie A. Giro palla che non frutta quello del Rionero. Valenzano, la palla dentro coi pugni Saraceno. Buona la giocata di Mazzaro che tiene il pallone. Mazzaro, la pressione di Enrico. Poi Valenzano e Monaco, corpo a corpo, c'è la spinta reciproca. Vediamo cosa decide l'arbitro. Probabilmente fallo di Valenzano. Quindi quarto fallo in favore, quarto fallo delle bitontine. Applausi di Pannarale, si complimenta per l'intervento in ripiego mister Pannarale. La palla dentro, poi Tempesta, palla recuperata da Castrovilli, recupera ancora di Moreira. Moreira prova la sterzata, Moreira, alleggerimento per Acevedo. Acevedo va da Enrico. Enrico, la palla non passa. Finisce qui il Bitonto conquista la Serie A. Una grande festa quella nero-verde, 2 anni dalla Serie C alla Serie A per le ragazze di Intini, del presidente Intini. Ora si fa festa, abbiamo il presidente subito qui, il presidente Intini, ce l'abbiamo qui live, non so se vuole parlare. Allora deve sicuramente innanzitutto fare mente locale, perché la gioia è grandissima. In 2 anni, lo dicevamo, è riuscito a portare la squadra, il Bitonto, dalla Serie C al massimo campionato nazionale, vincendo oggi questa partita. Veni vidi vici sulle magliette delle ragazze che festeggiano. Una dedica speciale, lo ricordiamo, a Ciccio Marone, il telecronista, che sicuramente avrebbe voluto raccontare questa impresa, e ci auguriamo che possa presto tornare a raccontare l'epopea di questa squadra che oggi dà lustro a una città, la città di Bitonto, attraverso uno sport sicuramente non popolare come il calcio, che è il futsal femminile, ma che sa regalare gioie come quella che vi stiamo raccontando in diretta. A breve andremo con le interviste, abbiamo già Michele Cotugno De Palma con mister Pannarale, e ora arriva l'abbraccio col presidente Intini, l'abbraccio che poi significa anche essere portato in trionfo dalle ragazze, che lo fanno saltare al cielo. Arriva qui a Rionero il risultato storico, arriva Rionero il passaggio in Serie A a 2 giornate dalla fine del campionato. Allora, 2 giornate in anticipo, ed ecco le immagini. Dopo da bordo campo, ecco Otmani. Siamo in Serie A, sì, adesso possiamo dirlo, una lunga cavalcata che è partita da settembre con un obiettivo in comune. La polisportiva è una promossa, quindi pensare di vincere il campionato magari era impensabile, però poco a poco ogni estate abbiamo lavorato bene, abbiamo messo su una bella base per la squadra, dopodiché i risultati sono venuti. Poi a dicembre abbiamo fatto qualche altro innesto,
però volevo anche ringraziare tutte le ragazze che hanno fatto parte di questo gruppo dall'inizio, che per diversi motivi sono andate via da questa squadra, e quindi Alessandra Mazzaro, Maria Giovanna, vabbè, abbiamo Mazzara, abbiamo Giovanna Buono, tante, Buono, Cristina Cacciornia, Antonio Tante, Cristina Cacciornia, Alba Diaz, Sabrina Papapicco, ecco, un grazie va anche a tutte loro che hanno iniziato con noi questo percorso. Ecco, mister, quando ha capito che era possibile la promozione, dopo quale vittoria? Beh, sicuramente... sicuramente con la vittoria a Molfetta, il 4-0 a Molfetta, diciamo, è stata una partita fondamentale per la promozione. Ecco mister, adesso il futuro suo quale sarà? No, adesso festeggiamo, onoriamo la partita di con il Cosenza in casa, dopodiché ci dedicheremo alla finale. No, c'è il patron Silvano Intini. Allora, presidente, con quale c'è tanta gioia portare a Bitonto un traguardo storico? Questo traguardo lo dedichiamo a Ciccio Marrone, colui che ha creduto in questo progetto. Forza Ciccio, ti aspetto. Forza Ciccio. E Dario Nero è tutto in alla regia. Allora Yoshida Acevedo, sì. Sei abituato a vincere, hai vinto un campionato di Serie A con la Salinis, però vincere è sempre una cosa meravigliosa, arrivata in un periodo difficile, questo col Covid, con tutte le difficoltà di giocare senza pubblico, grande gioia. Sì, grazie. Da prima voglio ringraziare anche tutta la squadra, il presidente, perché è stato tutto fantastico. Vincere è una cosa che non si spiega, si sente, come oggi, no? E non è facile giocare senza pubblico, perché anche con questo Covid le cose non stanno stando facili, ma penso che abbiamo meritato, abbiamo lavorato tanto fino adesso per questo, per regalare questo al tifosi e a tutti che tifano di noi. Ma si vede che mette anche il suo marchio su questa partita, 3 gol per te quest'oggi. Sì, ho fatto il 3 gol, ma per fare il 3 gol ho bisogno anche delle mie compagne, no? Per questo il 3 gol sono mio, sono le compagne che stavano in panchina, che stavano in campo, sono di tutte. E una dedica speciale te la lascio fare, a chi vuoi? Voglio questa dedica speciale alla mia famiglia che è in Portogallo, che anche sono un po', sono lontane ma sempre vicine, perché guardano ogni partita, e questa dedica è per loro, che stanno sempre a tifare per noi. Grazie Yoshida e goditi la festa. Grazie mille. Siamo sul capitano Tempesta, allora tanta gioia, tanta emozione, un traguardo voluto e cercato e ottenuto con tanto merito. Sì, abbiamo lottato fin dall'inizio per questo obiettivo. È un'emozione unica. E niente, dicevo che siamo molto contenti di questo traguardo, grazie in primis al patron che ci ha regalato questo sogno, perché ovviamente senza di lui, senza i suoi sacrifici e di tutto lo staff, non potevamo arrivare a tanto. Ecco. A chi dedici questa vittoria? Questa vittoria a tutta la squadra, alle ragazze, perché sempre hanno lottato in allenamento, fuori dal campo ci siamo visti quando si poteva e siamo stati insieme, e questo ha fatto sì che il gruppo fosse unito, e quindi anche in campo abbiamo dato il nostro, perché con un gruppo fuori unito anche dentro al campo si è visto quello che abbiamo potuto fare. Grazie e complimenti. Grazie a voi, ciao. Siamo con Matteo Caracciolo, ovviamente il braccio destro di Silvano Intini, uno delle Deus ex machina di questo traguardo. Matteo, quanta gioia c'è quest'oggi? Tantissima gioia. Poi, ripeto, noi che prima di essere dirigenti siamo tifosi del Bitonto e di Bitonto,
arrivare a questo traguardo è storia, cioè è un'emozione indescrivibile, no? Devo ancora metabolizzare quanto è successo ora. Matteo, quando hai capito che il traguardo era possibile? Bah, sin dall'inizio, comunque gli avversari ci hanno messo in difficoltà, poi il campo qui è molto piccolo e niente, le ragazze non sono abituate a un campo ancora più piccolo del nostro, onestamente. Però dal 4-2 abbiamo iniziato a fare soltanto countdown. Ecco, Matteo, adesso la Serie A, c'è futuro ora? Questi sono i progetti per la società? Beh, ora il futuro prossimo è sicuramente la Final Eight, bisogna preparare bene questa competizione, perché ci teniamo anche a questa. E niente, per la Serie A da martedì iniziamo anche a pensarci, però il futuro immediato è la Final Eight, poi la Serie A abbiamo poco tempo, ma nello stesso tempo un po' di tempo ancora per pensare. A chi dedichi questa promozione? Beh, a tutti quelli che ci hanno seguito, alla mia famiglia, al presidente Silvano e niente, a tutti, a tutta la città. Allora chiudiamo qui con questa diretta, una diretta che è stata una festa da Rio Nero. Bitonto Polisportiva 5 Bitonto femminile in Serie A. E allora io vi ringrazio per essere stati con noi questo pomeriggio. L'appuntamento ovviamente per altre partite, magari in Serie A, della Polisportiva 5 Bitonto.